Ciao a tutti e bentornati su Ale Giulia. Ciao ciao. Abbiamo appena concluso il nostro giretto in Finlandia, come potrete vedere qua. Siamo appena attraccati nella capitale Eston, Tallinn. Seguiteci alla scoperta di questa meravigliosa città. Iscrivetevi, attivate la campanella per non perdere nessuna delle nostre avventure. Buona visione. L'attraversamento del golfo è durato solo un'ora e mezza, ma come raccontato nel precedente video, abbiamo potuto pernottare nella nave attraccata fino alle 8 di mattina. Una cosa che dovete sapere è che qua nei paesi nordici d'inverno le giornate sono molto più corte, il tramonto è alle 3 di pomeriggio. Insomma, cercate di sfruttare al meglio le poche ore di luce che avete. Infatti alle 8 e mezza era ancora buio. Ma era ora di fare una bella colazione. L'insegna di sto posto ha subito attirato la nostra attenzione e ne abbiamo approfittato. Questa è la nostra colazione estone, con purea di semolino, marmellata di fragole. Io da buon italiano mi sono preso un espresso, Giulia da brava russa, tè e tipici pancakes estoni, sempre con marmellata. L'Estonia, contrariamente a quanto si pensa, è sempre in continua crescita e sembra non si fermi mai. Tallinn si contraddistingue, in quanto è divisa in due. Da una parte c'è la città moderna, con i suoi grattacieli e zone finanziarie, e l'altra è la città vecchia, che sembra essere rimasta immutata da secoli. E siamo qua sulle coste dell'Estonia, è la vigilia di Natale. Sono 5 gradi, ma come si può non andare nel mare a fare un bel bagno, eh? Oh madonna! Oh. Wow. Oh. Buon Natale! Dopo questa pazzia era ora di scoprire il nostro ostello, che si è rivelato molto confortevole, pure con il bagno privato. Una zona relax con cucina e frighe in comune. Ma quello che ci ha più colpiti è stata la vasca idromassaggio adiacente alla cucina, compresa di sauna, che dopo quella congelata di palle non poteva assolutamente mancare. Insomma, questo ostello è stato una scelta interessante. Abbiamo speso 47 euro per due persone per due notti e si trova di fronte alla città vecchia. È arrivato il momento di addentrarsi all'interno di questa città. Il nostro approccio con i luoghi a noi sconosciuti è abbastanza semplice, perché invece di studiare la città con le sue attrazioni, musei, eccetera, preferiamo scoprirla in diretta, di volta in volta, via per via. In questo modo ogni angolo e scorcio diventa una sorpresa. Qui non facciamo storia e archeologia, ma bensì proponiamo la nostra esperienza personale, semplicemente descrivendola per quello che è. Tallinn ci è parsa stupenda e so che non molte persone la sceglierebbero come meta turistica, ma offre spettacoli architettonici che in pochi altri luoghi si trovano. Per questo ci siamo noi, che ve la presentiamo in tutto il suo splendore. A parte il tempo di merda che abbiamo trovato. Una cosa a cui farete fatica a credere è che qua nel 1989 più o meno 2 milioni di persone, tenendosi la mano, formarono una catena umana lunga circa 600 km che attraversava Tallinn, Riga e Vilnius per protestare sulle condizioni economiche e politiche delle tre repubbliche baltiche sotto l'occupazione sovietica. E non c'erano i social network quella volta. È impressionante come queste mura siano state conservate, se si pensa che hanno più di 800 anni. Comunque, man mano che ci si addentra, si scoprono chiese cattoliche e ortodosse, e l'atmosfera degli artisti di strada non può che aiutare. California.
same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. Oh, oh, oh. With you, oh, 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 oh. With you, oh, oh, oh. Tutto quel camminare mette fame. E spulciando su Google abbiamo trovato in pieno centro storico un ristorante che ti porta all'era medievale. Al suo interno tutto illuminato solo da candele e la tipa usa la scortesia per attirare i clienti, una sorta di psicologia inversa. Anche le pietanze sono molto semplici. Ma è che non arriva lei? Bucare. E ha detto che non è facile. E ci ha incuriosito una botte piena di salamoia. Per questa cena con zuppa, qualche salsiccia, cetrioli, un paio di birre, abbiamo speso circa 12 euro. Un prezzo molto abbordabile. La piazza più famosa a Natale si riempie di casette, come da noi in Italia, con la differenza che qua si può cogliere l'occasione per assaggiare nuove carni, formaggi e altre prelibatezze locali, sempre a prezzi modici. Giulia, mangia il bocconcino, che buono! Kusna, da? Kusna. Mentre voi passate la vigilia con i vostri cari amici ad abbuffarvi di ogni qualsivoglia pietanza, beh, noi facciamo lo stesso, esplorando i locali di questa capitale. Cosa pensavate? E, arrivata la sera, scopriamo un locale fuori dall'ordinario. In pratica è un pub incentrato principalmente sulla scienza, dove tutto ricorda un vero e proprio laboratorio, a tal punto che ti sembra di essere una cavia. Anche i cocktail sono preparati come delle provette e a guardarli diffidi dall'assaggiarli, ma sono anch'essi fuori dall'ordinario. Preparati con ingredienti originali ed azzeccati.
Una bella scoperta, anche qua non ci si può lamentare per i prezzi, che variano dai 4 ai 6 euro a cocktail. Mentre cala la notte, noi ci prepariamo a partire per una nuova avventura. E si conclude qua il nostro viaggio a Tallinn. Un altro capitolo della nostra avventura si conclude. E tra poco abbiamo l'autobus per San Pietroburgo. Varcheremo finalmente le soglie della Russia. Spero che vi sia piaciuto il nostro video. Continuate a seguirci nella prossima parte. Welcome to Russia. Ci vediamo nel prossimo video. E viaggiate con noi. Viaggiate con noi.